Bella a tutti raga da GavGamer74, ragazzuoli, come potete vedere qua, oggi faremo unboxing subito dopo il video di PES, di un gioco che diciamo aspettavo da tempo, prenotato e pagato già diciamo alla fine di agosto, perché diciamo così che era dall'anno scorso che si parlava di questo videogioco che potesse uscire in console, ovvero una riproduzione di quello che poteva essere per Game Boy di Pokémon, ovvero Pokémon Let's Go, che l'hanno fatto finalmente su console e l'hanno portato su Switch. Diciamo che è un'altra di quelle cose per cui, di quei giochi per cui mi hanno portato a comprare questa console, ovvero le varie saghe di Mario e quello che è anche la serie dei Pokémon, che tra l'altro ho giocato su Game Boy, come dicevo proprio prima. Come potete vedere, la mia gatta viene a farmi complimenti, ha voglia di coccolone. E questo titolo io già l'anno scorso, quando uscì per diciamo Nintendo 2DS, 3DS, Pokémon Sole e Luna, aspettavo una conferma che potesse uscire anche per console. Poi informandomi su internet così si parlava già che una probabile uscita sarebbe stata invece proprio quello di Let's Go, un gioco che io non ho esitato a comprare perché la serie mi è sempre piaciuta tantissimo, quella su Game Boy, e volevo avere l'opportunità di poterlo giocare in console, e così è stato. Adesso andremo insieme a fare l'unboxing, sempre che la gattona mi lasci fare, vero Miccia? Lei è Vexy, come potete vedere, un po' protagonista, mi riempie sempre di coccole. va bene, dai carissima, aspetta un attimo, è lei quella che viene massacrata dai miei cuccioloni. Ok, andiamo ad aprire quello che è la confezione, che praticamente comprende anche la Pokéball. Adesso andiamo ad aprire senza fare danni, che il problema più grande sempre di queste scatole, scusa gattona, ecco che ce l'abbiamo fatta, è proprio l'apertura. Troviamo dentro un cavetto USB, sicuramente per ricaricare la Pokéball, che è all'interno di questa di questo piccolo cartonato. Troviamo la Pokéball, ecco perché era così leggero, è veramente piccolissima. Questa praticamente funge da joypad per catturare i vari Pokémon durante, diciamo, il gameplay. C'è il pulsante qui sopra di attivazione, come potete vedere, per lanciare la Pokéball e centrare, diciamo, il Pokémon che andremo a catturare. Oltre a questo, all'interno della scatolina troviamo i vari libricini che spiegano come usare la Pokéball, con anche le istruzioni in italiano. Andiamo a vedere quest'altro libricino, che sarà sicuramente con altre lingue, sempre più o meno identico. E alla fine il gioco, che è qui. Il gioco non starò ad aprirlo perché comunque è una, diciamo, una schedina piccola, ma invece lo apriamo, via, perché è giusto fare le cose fatte bene. Perfetto. Ragazzuoli, questo è un gioco che non so,
anche perché sul canale voglio continuare a portare Eurotrack, cosa che farò probabilmente questo fine settimana, probabilmente in live. Che dire ragazzuoli, questo probabilmente me lo giocherò in tutto relax, quella mezz'ora prima di dormire, che mi vado a letto, mi stendo, mi prendo la mia console portatile, la mia Nintendo Switch, che come potete vedere è qui, sempre pronta all'uso, adesso è attiva già, l'ho tirata fuori dal suo deck di ricarica, e qui dentro troviamo, come potete vedere, il gioco e la scheda, la microscheda da infilare dentro la console. Però ci sono tanti piccoli opuscoletti qui che dicono, danno informazioni che c'è il libricino con tutta la spiegazione, tutta la mappa che già troviamo anche all'interno, se non sbaglio, come potete vedere, adesso spero che possa mettere a fuoco tutta la mappa del mondo di Pokémon Let's Go Pikachu. Ok ragazzuoli, non vi intrattengo ulteriormente per questo breve unboxing. Diciamo che ho preso questa serie limitata perché comunque è un gioco che a parer mio e per mio ricordo di quando ci giocavo su Game Boy, che avevo tra sì e no 22-23 anni, anzi forse qualche annetto in più, perché comprai Game Boy per mio figlio, poi alla fine lo usavo io, e questo gioco mi ha appassionato veramente tantissimo, perciò ha un buonissimo ricordo, spero che mi lasci altrettanto bene come gioco su Switch. Che dire ragazzuoli, non so, come ho detto, non penso che lo porterò sul canale, perché sarà un gioco che mi porterà via comunque un po' di tempo, nel senso che lo farò sicuramente in totale relax la sera prima di addormentarmi. Che dire ragazzuoli, sono contento perché è un gioco che avevo già prenotato e pagato ad agosto, è arrivato oggi in anticipo di un giorno, e sono contentissimo di esserlo andato a ritirare e di poter iniziare questa avventura con Pokémon Let's Go Pikachu sulla mia console Nintendo Switch, che comunque per adesso l'ho utilizzata, diciamo, solo ed esclusivamente su Mario Odyssey, diciamo in prevalenza l'ho usato per quel gioco, e aspettavo proprio conferma di un vero e proprio Pokémon per questa console. Adesso c'è finalmente e ce lo andremo a gustare. Per questo video ragazzuoli è tutto, io vi invito a commentare e a lasciare il like, e ragazzi ci si vede probabilmente sabato per una live su Eurotrack.